Stai cercando magliette? Ti interessa questa? Questa? Oppure questa? Passa nel link in descrizione, non te ne pentirai. Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus e ora guadagna uno stonfo, addirittura 9 milioni di euro in più di quanto in realtà guadagnava prima al Real Madrid. Ma chi sono i 10 giocatori che guadagnano di più al mondo? Oggi li andremo a scoprire, sperando che non rinnovino o cambino squadra mentre vi mostro questa classifica in questo video. Mi piace se volete altri video di questo tipo e partiamo subito. 10. Bale. L'esterno gallese gioca nel Real Madrid. Pensate che guadagna la bellezza di 15 milioni di euro l'anno, ragazzi, più di 1 milione di euro al mese. Il giocatore, per chi non lo sapesse, ha 28 anni e secondo me ha ancora una carriera davanti. Il Real Madrid lo prelevò dal Tottenham, facendo appunto indiavolare tutti per la spesa di 100 milioni di euro. 9. Paul Pogba. Il più grande colpo della storia della Juventus, preso a zero e rivenduto a 100. Al Manchester United guadagna 17 milioni di euro l'anno. Ma l'interesse della Juventus di questo periodo potrebbe far rialzare l'ingaggio, al momento a 25 anni. 8. Mbappé, che al Paris Saint-Germain guadagna 18 milioni di euro a 19 anni, ragazzi. Questo con i bonus guadagna quasi 1 milione di euro ogni anno di vita. Cioè, in senso, non ogni anno che fa, è ogni anno di vita. Questo ha 19 anni, guadagna 18 milioni di euro, francese, esterno del Paris Saint-Germain. Ovviamente è il giocatore più promettente al mondo, senza se e senza ma. 7. Sanchez, che prende 19 milioni di euro l'anno, ragazzi. L'esterno che è andato al Manchester United dall'Arsenal adesso guadagna quasi 20 milioni di euro. 29 anni e una carriera ancora da giocare. 6. Hulk, che lui davvero guadagna 20 milioni di euro. Diciamo che per Sanchez è un po' più semplice, perché Sanchez se li guadagna vivendo a Manchester, mentre Hulk se ne è dovuto andare in Cina. Ma comunque, a ognuno le proprie decisioni, e Hulk prende 20 testoni l'anno a 31 anni. 5. Rimaniamo in Cina, ragazzi. El Pocho Lavezzi. E poi ditemi che non ha fatto bene ad andarsene. Non lo so, dai, non lo so. Io forse non sarei andato via. 24 milioni di euro l'anno, anche al Paris Saint-Germain non guadagnava poco, a 33 anni. Si sta facendo una pensione molto molto ricca. 4. Oscar, che guadagna anche lui in Cina 25 milioni di euro l'anno a 26 anni. Il giocatore brasiliano, dopo essersi reso conto che forse non era abbastanza per il Chelsea, che non era abbastanza per il calcio europeo, ha preso, ha fatto le valigie e se n'è andato. Ha ancora 26 anni, ragazzi, potrebbe giocare ancora 8 anni ad alti livelli, probabilmente li farà in Cina e poi si comprerà l'Europa. Saliamo sul podio. 3, eccolo, il più grande nome dell'estate, Cristiano Ronaldo, 33 anni, è passato dal guadagnare 21 milioni al Real Madrid, il secondo club più potente al mondo economicamente dopo il Manchester United, al guadagnarne 30 milioni dalla Juventus. Tra Juventus, Exor, Fiat, un po' di qua e un po' di là, una colletta, gli danno 30 milioni di euro l'anno. Nonostante la grandissima spesa, resta comunque il terzo giocatore più pagato. Ce ne ha comunque ancora due davanti. Le sue richieste non sono state accontentate. 2. Neymar, che è passato poco tempo fa dal Barcellona al Paris Saint-Germain, e adesso coi francesi guadagna all'anno la bellezza dei 37 milioni di euro. Cioè, ragazzi, qui non stiamo a parlare di un milioncino in più di Ronaldo, ma di 7 milioni in più di Ronaldo. Cioè, praticamente guadagna quanto Ronaldo più la metà di quello che prende Bale. Cioè, qualcosa di clamoroso, ragazzi. 26 anni, una vita davanti, un po' come Oscar, con la differenza che Neymar punta a vincere la Champions. Oscar aspetta l'anno del drago. 1. Lionel Messi, ragazzi. È vero, bandiera, è vero, legato al Barcellona, è vero che è fortissimo, è vero tutto. Però è anche vero, ragazzi, che questo guadagna quanto guadagnano insieme circa Bale, Pogba e Mbappé. Forse anche di più, ragazzi. Ora che faccio il calcolo, anche di più. Messi prende, ve lo dico, dai, a 30 anni prende 50 milioni di euro l'anno, ragazzi. Questo veramente in 2 anni si potrebbe comprare Cristiano Ronaldo e metterselo sul comodino, se lo comprerà, ovviamente. Staremo a vedere. Tu nel contempo comunque lascia un mi piace se vuoi altre top 10, altre top 5, altre top 3, altre top 0, se vuoi altre top lascia un mi piace, mi raccomando, sfonda il tasto dislike, sì, dislike, non lo sfondare, sfonda il tasto like, però lascia anche dislike se il video invece non ti è piaciuto. Iscriviti al canale, seguimi su tutti i miei social, quindi Instagram dove pubblico due
due video al giorno su Instagram TV, Facebook, su Instagram mi chiamo Simone Sikolf trattino basso official, oppure se Facebook dove mi chiamo Sikolf, iscriviti a questo dannatissimo canale, mi raccomando, che siamo quasi arrivati ad un obiettivo molto grande. Buon shalala, e noi come sempre ci vediamo dopo ad un prossimo video.